C'è un negozio di parrucchieri che si chiama così, i capelli raccontano, ne parleremo insieme a Cinzia Cipriani. Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera. Allora, i capelli raccontano, come nasce questo negozio, soprattutto perché la scelta di questo nome? I capelli raccontano tante cose. Per sintetizzare la scelta di questo nome, il capello risolve gli omicidi nel DNA, quindi tanto racconta, anche il metabolismo di una persona. Cosa significano queste cose? Raccontaci meglio. Beh, dai capelli possiamo risalire al metabolismo della persona facendolo analizzare col mineralogramma. Quindi è una cosa che fate anche voi oppure c'è cioè una cosa in più che si può fare eventualmente? Noi in negozio lo facciamo e chi vuole seguire un riequilibrio del metabolismo consiglio sempre il mineralogramma. Quindi oltre a tagliare i capelli fate anche molto di più, andate a fondo sulla persona. Esatto. Che non è una cosa da tutti, soprattutto perché uno va dal parrucchiere e si pensa che solamente sia una cosa estetica, invece in questo caso è qualcosa che va molto più a fondo, addirittura si può vedere il metabolismo di una persona. Lo sapevate, adesso lo sapete, grazie a Bayern Intro, ma grazie a Cinzia. Allora Cinzia, invece il tuo lavoro come parrucchiera quando nasce? Raccontaci un po' la tua storia. Io ho iniziato da piccolissimi a 14 anni e considero adesso sono 29 anni che lavoro. È iniziato con una grande passione per i capelli e per la bellezza. E quindi hai fatto il tuo percorso formativo, gavetta, studio, continua a studiare. Sì, perché per quanto riguarda il parrucchiere la formazione è continua. La formazione è continua, anche se poi le mode ritornano. Quindi praticamente torniamo sempre un po' indietro e prendiamo delle idee dalle mode passate, quello è chiaro. Che sia per i capelli, che sia nel modo di vestire, è sempre esatto. Così. E invece tu che tipo di parrucchiere sei? Sei una di quelle che quando entra la cliente comincia già a farsi un'idea di quello che potrebbe essere sia la richiesta della cliente e poi anche la tua risposta? Beh sì, diciamo che sono stata istruita a scomporre la cliente dentro di me e ricomporla. Però ecco, quello che l'aiuto che cerco dentro me stessa è stare nei vostri panni. Cioè, c'è la cliente che chiede un taglio, se lo dovessi portare io, come mi ci trovo? Quindi se c'è qualcosa che non è chiaro, o cerco di fargli cambiare idea o la consiglio, quello è chiaro. E certo, perché magari vengono con delle richieste allucinanti, assurde, la parrucchiera si rende conto che non può essere, perché poi una volta esce da lì che cosa fa la persona? Dice, sono stata da quella parrucchiera e no, non esci dal mio negozio dicendo che sei stata, poi il taglio non sta bene. Quindi esatto. Anche cerchi di consigliare in base alla persona. Cerco di consigliare in base alla persona e soprattutto nel momento in cui la persona decide di fare un cambiamento, perché chi fa un cambiamento lo fa anche in base a un umore che non va bene, la maggior parte delle volte è questo. Soprattutto quando si dice le persone si lascia, va, si taglia i capelli, taglia tutto, cambia completamente look, esatto. In quelle situazioni, quindi esatto. La persona non è nemmeno consapevole, poi dopo magari un mesetto che si riprende, si rende conto, dice oddio i miei capelli, li ho tagliati tutti. Anche il cambio del colore fa questo, perché quando ci innamoriamo di una foto su internet, perché tante adesso ultimamente vengono smartphone, scorrono delle immagini, veramente sì, loro guardano i capelli, io guardo anche la modella. Ovviamente, ma tutti vorremmo essere come la modella della esatto. Foto, però non è possibile. Invece la moda di quest'anno, quello che sta andando quest'anno in quanto ai colori e tagli, qual è? Allora, in quanto ai colori, adesso si tende a fare dei colori non più crazy color, che sono dello scorso anno, il pink. Adesso si va più verso dei colori pastello. Tant'è che si parla tanto del biondo fragola oppure il biondo gold fragola. Sì. Ossia, cioè il biondo con qualche riflesso? No. Praticamente un biondo con qualche riflesso di rosa. Carino, anche molto il più gold delicato. Pink. Gold pink è un colore particolare, un rosa pastello che è molto particolare. Sempre, cioè questo è sempre dovuto anche alla persona, quindi se la persona è adatta a quel capello, a quel taglio, non è per tutti, quindi esatto. Quindi ci sono persone che scelgono questi colori e sono, prima abbiamo, cioè, altre persone mi hanno detto anche che ci sono dei colori fluo adesso.
Sì, ci sono dei colori fluo, beh, diciamo nella scelta del colore un po' particolare, ci sta anche la base multicolor con le punte naturali. Però c'è comunque cioè, bisogna essere consapevoli che una volta che si scelgono questi colori, poi l'attenzione, cioè devi andare spesso al parrucchiere e far riprendere questi colori, perché comunque sono dopo un po' perdono un po' anche la bellezza, diciamo così. Mi hai fatto una domanda da $1,000,000 che non ho. Però è anche un discorso, scusatemi, marketing, proprio per far rientrare la cliente nel negozio. Quindi capito, comunque poi l'attenzione, decide di farvi questi colori, però sapete anche che poi dovete andare spesso dal parrucchiere. Allora Cinzia, il tuo negozio dove si trova? C'è anche una pagina Facebook dove intanto possono andare i nostri ascoltatori per vedere anche qualche taglio che avete fatto, vedere anche un po', farsi un'idea di quello che è il negozio? E il negozio si trova a Garbatella, la pagina Facebook è I Capelli Raccontano di Cinzia Cipriani. Quindi intanto potete mettere un like sulla pagina, condividere il video. E il negozio si trova in via delle Sette Chiese 64 a Garbatella. Ma dalla pagina Facebook potete prenotare, ci sono prenotazioni, c'è un numero da chiamare per prenotare. Il numero da chiamare è un numero fisso, dalla pagina Facebook sai, non mi ricordo se l'ho messo perché non sono molto social. Diciamo 0651 20 980, il numero da chiamare per prendere appuntamento e quant'altro, per chiedere già informazioni a Cinzia, parlare un po', no, sta lavorando, se volete prendere appuntamento andare già direttamente anche al negozio. Io ringrazio Cinzia per essere stata qui con noi, salutiamo anche lo staff. Grazie a tutti, ciao Cinzia, ciao. Grazie.